Dello Spirito e cantiamo con tutto l'essere nostro a Dio. Sia una giornata questa di canto, di gioia, di danza, ossia tutta la nostra vita deve ruotare attorno al Signore, perché Egli si è incarnato, Egli è sceso in mezzo agli uomini, gli angeli vorticano attorno a Lui come le stelle del cielo. Anche noi questa mattina dobbiamo vorticare attorno al Verbo incarnato da cui tutto prende moto e luce. E allora disponiamoci al canto, alla danza, alla gioia. La Letizia inonda questo nostro luogo dove ci troviamo e diamo luogo alla gioia, perché la gioia è dono dello Spirito. Lo Spirito Santo deve questa mattina inondare questo luogo del fuoco divino, il fuoco dell'amore, e deve invadere il nostro cuore, perché noi possiamo cantare al Signore. O giusti, cantate al Signore, inneggiate a Lui, prendete in mano tutti gli strumenti musicali. Io vi vedo come gli angeli questa mattina, nell'Apocalisse gli angeli hanno chi l'arpa, chi la cetra, chi la lira, chi il cembalo, chi altri strumenti musicali, e cantano all'Onnipotente, cantano all'agnello immolato. Anche noi questa mattina cantiamo a questo agnello che nasce in mezzo agli uomini, diventerà agnello immolato, ma nasce bambino in mezzo a noi, una gioia stralipante. Devi inondare il nostro cuore più che la gioia che si nota quando si miete o quando si spartisce la preda, perché nasce un bambino in mezzo a noi, ma questo bambino è Dio, è l'Emmanuele, Dio con noi. Ecco perché dobbiamo gioire, gioisce il creato. Le stelle nei loro vortici gioiscono e dicono: eccoci, o Signore, brillano. Anche noi qui questa mattina dobbiamo brillare e cantare al Signore che viene. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. E adesso amen. Mano alla cetra, mano ai cembali, mano all'arpa, tutti abbiamo lo strumento. Amen, Signore. Cantiamo al Signore. Amen. Gloria. Con i loditi di Dio, con i sacerdoti del Signore. Dobbiamo inondare la spiaggia nuova, la spiaggia che non è bene al deserto. Dobbiamo inondare di canto la strada del deserto, perché il Signore è con noi. Cantiamo davanti al mare che abbiamo lasciato e da cui siamo usciti indenni. Cantiamo con Maria, sorella di Mosè, piccoli e grandi, giovani e vecchi, tutti cantiamo. Maria, sorella di Mosè, aveva 88 anni quando iniziò il canto e la danza. Danzava 88 anni, vecchi, vecchi se ce ne siete, diventate giovani questa mattina, ballate anche voi, propicciate la terra e gridate: Dio ci ha liberati, un bambino in mezzo a noi, il Dio del cielo è sceso qui in mezzo a noi. Cantate, esultate. Oggi è giorno di festa. Amen. Alleluia. Alleluia. Abbiamo alleluia. Qui davanti lo strumento di danza. Oh, di gioia, sì. Armi di pace, no. Armi di guerra, sì. E allora procediamo a questo rito che dovrebbe essere visivo in mezzo a noi, ma che noi immaginiamo in questo momento, come Giosuè che era vestito delle vesti sporche, lacere, venne rivestito poi dopo il bagno delle vesti candide, così anche noi questa mattina vogliamo scendere alla piscina. Gli angeli, come nel racconto di Zaccaria, sono accanto a noi. Deponiamo le sette vesti che ci coprono, le sette vizi capitali,
e poi ci rivesteremo delle sette veste candide che il Signore ci dona. Dopo questo primo rito in cui noi ci svestiamo mediante l'azione degli angeli dei vestiti vecchi e indossiamo le vesti nuove delle sette virtù, allora noi cingeremo le armi per il grande combattimento, e soltanto dopo, quando avremo sconfitto il nemico, prenderemo le arpe, le cetre, le lire, prenderemo gli strumenti musicali e cantiamo alla disfatta del nemico e alla gloria di Dio. Entriamo in quest'ottica, in questo momento che quegli angeli santi vengono attorno a noi e ci liberano dei vestiti vecchi. Voi dovete gioire ogni volta che un vestito vecchio viene così a cadere dal vostro corpo, dal vostro spirito. O vestito della superbia, scendi, si riveste il mio cuore del vestito dell'umiltà. Scendo, Signore, il vestito vecchio dell'impurità e mi vesto, il Signore, del vestito della purezza. Scendo, Signore, il vestito dell'ira e sia rivestito io del dono della pace. Scendo, Signore, dalle mie spalle, dal mio corpo, il vestito dell'avarizia, e vengo io rivestito del vestito della generosità. Scendo, Signore, dal mio corpo il vestito dell'odio e si è rivestito del vestito splendido dell'amore. Scendo, Signore, questo vestito di gola, di gorigia, e si è rivestito del vestito della sobrietà dello spirito. Scenda, scenda dal mio corpo l'ultimo vestito, quello dell'avarizia, quello cattivo dell'erpizia, quello cattivo dell'ignavia, e si è rivestito del vestito bellissimo della fede, della speranza e dell'amore, con le tre grandi gemme. O Signore, ecco qui, io sono vestito a nuovo. Signore, ti benedico perché splende dentro di me la fiamma dell'amore. Sono vestito delle quattro virtù cardinali, sono rivestito delle tre virtù teologali, sono rivestito dei sette doni dello Spirito. O Signore, io ti ringrazio e ti benedico perché mi hai fatto nuovo, e voglio esultare, cantare a te un canto nuovo, il canto della gioia. Questo è il primo momento. Noi ormai siamo svestiti dei vestiti vecchi e abbiamo indossato il vestito nuovo, che è il vestito di Cristo Signore. Gli angeli santi adesso ci vestono per la guerra. Essi ci mettono la cintura innanzitutto ai fianchi, la cintura che allaccia i nostri vestiti e ci rende forti. Ecco, gli angeli santi ci mettono l'elmo, ci mettono la corazza. Gli angeli santi ci danno la spada, ci danno lo scudo, ci mettono i calzari, e così siamo pronti per il grande combattimento. Noi siamo rivestiti di Cristo, perché l'abito che portiamo, l'abito di sette veli, è il vestito di Cristo. Adesso scendiamo in combattimento, pregando, danzando, perché il nemico viene vinto con la preghiera e con la danza. Forse, fratelli e sorelle, adesso vestiti a nuovo, combattiamo la buona battaglia contro il nemico, prostriamo la terra, perché Cristo ha vinto in noi. Cristo ha sconfitto il peccato, ha sconfitto i vizi, ogni turpitudine, ha fatto trionfare la gioia, ha fatto trionfare la vita sulla morte, la grazia sul peccato. Noi siamo i trionfatori, con la luce sulle tenebre Cristo vince
Cristo regna, Cristo impera, cantiamo al Signore, perché i nemici tocchi i nostri piedi. Fratelli e sorelle, questo è il momento del combattimento spirituale, in cui noi rifulgiamo di luce contro le potenze delle tenebre e cantiamo vittoria. Alleluia, 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 alleluia. Ecco, fratelli, alzate lo scudo della vostra fede, perché il nemico attacca la vostra fede. Credete in colui che è venuto in mezzo a voi, credete in quel Dio che vi ama. Alzate lo scudo contro i dardi del nemico, spegnete con la vostra fede i dardi del nemico e ricordate quello che io ho detto per bocca di Giovanni. Che cos'è che vince il mondo? La fede. Fratelli e sorelle, alziamo tutti lo scudo della fede e crediamo in colui che è, in colui che è il Signore. Facciamo un atto di fede in Dio onnipotente, che negano i nostri nemici sedotti dal maligno. Dio è e Dio è amore. Noi professiamo questa fede in questo Dio che è, in questo Dio che è amore. E diciamo tutti, alzando lo scudo della fede, crediamo in Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Crediamo in Gesù Cristo, suo unico figlio, che si è incarnato per noi, è il redentore dell'uomo. Crediamo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita. Questa è la nostra fede. Con questa fede noi sconfiggiamo le tenebre del mondo e vinciamo il grande nemico che ha battuto davanti a noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode a te. Tutti la spada in mano, la spada della parola di Dio, e usiamo la bocca nella preghiera. Alziamo tutti le mani con la spada, è la parola di Dio che scende in mezzo a noi. Con la parola di Dio possiamo sconfiggere il nemico. Gesù nel deserto, con la spada della parola di Dio, sconfisse il grande nemico, e anche noi. È la parola di Dio che abbatte il nemico. Gesù, il trionfatore, ecco che viene qui in mezzo a noi, e sul cavallo bianco porta scritto Verbo di Dio ed ha una spada affilata a doppio taglio. Con questa spada sconfigge il nemico, che è la spada della sua parola. Anche noi, con la parola di Dio, insieme con Cristo, parola del Padre, sconfiggiamo il nemico, sconfiggiamo la menzogna e l'inganno. Noi siamo stati ingannati dal maligno, ma la verità è sulla nostra bocca, la verità di Dio. Con la spada della parola sconfiggiamo il nemico e sarà vittoria, fede e parola di Dio. Ecco le due grandi armi, l'arma della difesa e l'arma dell'offesa. Il nemico è abbattuto e noi siamo i trionfatori con Cristo Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro cuore. In questa idea che deve illuminare questo momento, Maria non è assente. Maria è presente nella battaglia, presente nella lode. Nella lettica di Solomone c'è il re che è Cristo, ma c'è dietro la madre di Cristo e la madre nostra. Essa conduce la battaglia, essa sostiene i suoi figli nel combattimento e nella lode. Alleluia. Amen. I 10 comandamenti di Dio, quanti sono le dita della mano, quanti sono in contrapposto dei 10 piaghe d'Egitto. Il numero 10 è il numero completo. Ecco perché Davide ridusse l'arpa a 10 corde. E noi
cantiamo con l'arpa 10 corde, ma in quest'arpa c'è anche la cetra a 7 corde, la cetra che già troviamo come primo strumento nelle scritture, nel capitolo 4 del Genesi, Yubal, con la prima danzatrice, sua sorella Naama. E su questa cetra, che era quadrata in un tempo, poi divenne a diversa forma, ma la prima cetra è quadrata, noi vogliamo cantare al Signore con l'arpa e con le cetre. Ognuno di noi deve avere un'arpa, ognuno di noi deve avere una cetra, e dobbiamo tutti cantare al Signore. È il canto dei giusti, è il canto che ci associa agli angeli del cielo, è il canto della gioia e della vittoria. Alleluia. Dopo, siamo in preghiera in questo momento. Dopo, niente, non si parla. E allora seguite questi tre versetti. Esultate giusti del Signore, ai retti si dice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate. Fratelli e sorelle, dobbiamo cantare il canto nuovo e dobbiamo cantare con arte. Ecco perché tutti siamo invitati, suonatori e suonatrici, a cantare al Signore, a cantare il canto nuovo, il canto della gioia nello Spirito Santo. Il pentagramma, eptagramma, che diventa un eptagramma, le note vengono fissate e sono come le regole del popolo di Dio, del popolo della gioia, e su queste note che dobbiamo modulare il nostro canto. È tempo che tutti mettiamo la mano all'arpa 10 corde, e facciamo sentire la voce del Signore. Eliseo aveva bisogno di un suonatore per poter profetare, per poter lodare il Signore. Anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che suoni, di qualcuno che faccia sentire il suono della cetra e dell'arpa, perché la profezia scende dentro di noi e la lode sbocci sul nostro labbro. Ora è scritto nel libro dei Re: ora cercatemi un suonatore di cetra. Mentre il suonatore arpeggiava, cantando, la mano del Signore fu sopra Eliseo. Egli annunciò: dice il Signore, scavate molte fosse in questa valle, perché, dice il Signore, voi non sentirete il vento né vedrete la pioggia, eppure questa valle si riempirà di acqua, verrete voi, la vostra truppa e la vostra bestia di soma. Ciò è poca cosa agli occhi del Signore, egli metterà anche Moab nelle vostre mani. È una bellissima profezia. Ecco l'acqua dello Spirito. Scavate le fosse nei vostri cuori e sgorgerà l'acqua dello Spirito, l'acqua che scende dal, sale dal profondo e inonda le valli della vostra vita. E allora, questo mi sembra poca cosa, voi non peterete mai più la sete, avrete l'abbondanza dello Spirito. E se pare poca cosa questo, ecco che il Signore metterà Moab, il grande nemico, nelle vostre mani, perché voi avete l'acqua che dà la forza, l'acqua dello Spirito. E allora suoniamo sull'arpa dei cicordi il canto del Signore, il canto della gioia, perché abbiamo l'acqua dello Spirito dentro di noi, perché il nemico è abbattuto, muove sotto i nostri piedi. Alleluia. Ecco, mettiamoci in piedi. Donami, o Signore, un cuore semplice, dono della tua bontà e l'amore
che mi dai. Donami, Signore, un cuore semplice, perché io possa amare, amare te e amare i miei fratelli. Donami, oh Signore, questo cuore semplice, e la mia vita sia sempre un do, il do dell'amore. Fa che io sia sempre dono per gli altri, come tu mi hai fatto il dono di te, così dia il dono di me agli altri per la tua gloria. Dona, mio Signore, un cuore semplice, dono del tuo amore la mia vita. Alleluia. L'arpista. Dai, io ti benedico perché rette il mio cuore. Quando tu mi togli qualche cosa di quello che hai dato, io ti benedico perché retto è il tuo giudizio. Rettitudine, Signore, guidi i miei passi nella vita, ti benedico nel bene, ti benedico nel male, perché retto sei tu e retto voglio essere io, o mio Signore. Alleluia. E a noi che siamo il popolo. E non sacrificio, misericordia. Signore, la misericordia sia sempre nel mio cuore e nella mia vita, per essere degno figlio tuo. Tu, nella tua misericordia, fai sorgere il sole per i buoni e per i cattivi, fai maturare i frutti della terra per i buoni e per i malvagi. Siate perciò misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che sta nei cieli. Fratelli e sorelle, la misericordia è la firma di Dio su tutte le sue cose, come è scritto. La misericordia è sopra tutte le sue opere. È la firma di Dio, ed è la firma di Dio in coloro che autenticamente sono figli di Dio. Se noi portiamo la firma di Dio, allora noi siamo misericordiosi. Egli è il Casid, noi siamo i Casidim. Chi non ha la misericordia non porta la firma di Dio. Portiamo la firma di Dio in quest'opera meravigliosa che siamo noi, e usiamo misericordia. Usiamo sempre una misura larga con i nostri fratelli, una misura bella pigiata, così sarà usato anche voi. Misericordia con i miseri, con i poveri, con gli ammalati. Misericordia nel perdono che tu darai al fratello quando ti offende. Misericordia quando dà la parola buona che aiuta il fratello a risollevarsi. Misericordia nella tua mano quando dai l'aiuto al fratello, quando porgi il pane al fratello, l'acqua al fratello, il vestito al fratello. Misericordia sempre nei tuoi occhi quando indulge nelle tue orecchie, quando tu ascolti il suo grido che vuole aiuto. Misericordia invada la tua vita, e allora la vita di Dio che penetra in te, e sei come Dio, figlio degno di tuo Padre. Siamo, fratelli miei, misericordiosi per essere figli di Dio che è il misericordioso, il mi. Questa nota meravigliosa suoni sempre nella nostra vita, e il mi di Dio che deve suonare dentro il nostro cuore. Alleluia. Signore, insegnaci la vita. Davanti a me, mangia, mangia quel rotolo. Ezechiele mangiò quel rotolo e fu miele dentro di lui. Cosa vedi, Giovanni? Cosa vedi, Giovanni? Vedo un rotolo. Il rotolo della parola, mangia e diventa miele dentro di me. Signore, dammi la fame, dammi la sete della tua parola,
fame, io voglio, Signore, di te, fame di te, mi divori, fame della tua parola, fame della tua Eucaristia, che è la parola incarnata, fame io voglio, Signore, fa che i minuti della tua parola, leggendo le scritture, fa che io possa dare questa parola tua agli altri, quelle parole che tu mi dai, ma soprattutto dammi fame dell'Eucaristia, fame di te che ti sei fatto parola, cibo per me, fame io abbia, Signore, di te, e questa fame comunica ai miei fratelli, e con questa fame porti la tua parola ai miei fratelli, ai miei fratelli che hanno bisogno della tua parola, che io abbia fame e metti fame negli altri della tua parola, perché la tua parola è vita, alleluia. Per tutti quelli che soffrono, per tutti quelli che hanno bisogno di me, fa che io sia la tua mano, la tua bocca, che io sia il tuo cuore, fa che io sia sollecito del bene dei miei fratelli per essere gradito a te, fa che la mia vita abbia questa nota del sol, perché questa nota riempie di gioia il tuo cuore, riempie di vita tutta l'assemblea dei miei fratelli, alleluia. Un vaso per uso nobile e uno per un uso volgare, se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza vasi di collera già pronti per la perdizione, e questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso vasi di misericordia da lui predisposti alla gloria. Il La ha un'importanza tra le note musicali, dare il La e dare il tono, ed è lo spirito che dà il tono a tutta la nostra vita, è lo Spirito Santo che plasma la nostra vita, e avere il La e avere lo Spirito Santo in tutte le nostre azioni. Chiediamo allo Spirito di suonare dentro di noi il La, perché sia allietato il cielo, sia allietata l'assemblea dei fedeli. Signore, che la mia vita sia il La che suoni sempre, fa che mi lasci plasmare da te, fa, o Signore, che io lavori per il tuo regno, lavori sempre per la tua gloria. Signore, lavami dalle mie colpe. Signore, fa che questo La in tutte le versioni possa risuonare in me, e dia il tono a tutte le altre note, dia l'armonia a tutta la mia vita. O Signore, tu sei il La della mia vita, alleluia. Riempie la mia vita come di armonia. Signore, fa che io sia sicuro nel mio cammino. Sono sicuro, Signore, che tu sei con me quando io guardo a te. Sono sicuro di te perché tu mi guidi nel cammino. Tu non mi lascerai mai morire di fame, perché tu assicuri l'acqua e il pane a colui che cammina per te. Io sono sicuro della tua grazia, Signore, non mi verrà mai meno. Fa che anche io sia sicurezza per gli altri, sicurezza nell'amore, fa che il mio amore non venga mai meno, o sicurezza della mia vita, fa che io sia sicurezza per il mio fratello, e fa che io canti di gioia, fa che questa sicurezza inondi il mio cuore e la gioia pervada il mio spirito, fa che in questa sicurezza io canti, sicuro di te, sicuro di me, sicuro degli altri, fa che io non abbia più dubbi nella mia vita e possa cantare a te il canto della gioia, alleluia. E allora la corda che non è accordata per creare così confusione, cacofonia, e mettiamo che ci siano 3-4 corde in 10 che non funzionano bene, c'è disarmonia. Tante volte nelle nostre comunità c'è disarmonia,
perché le corde non sono accordate. Cerchiamo di accordare le corde, ossia siamo docili alle dita dello Spirito Santo, il quale ci vuole accordare gli uni con gli altri perché il canto sia armonioso. Alleluia. Allora battiamo le mani al Servo di Dio, chiediamo che la terra si apra e germogli il Salvatore. E la stessa persona del Verbo che nasce dal grembo del Padre e che nasce sulla terra dal grembo della Madre. Il cielo e la terra sono congiunti nell'unica persona del Verbo incarnato. E noi, alzando gli occhi al cielo, gridiamo stillate dall'alto cielo e guardando a Maria nostra madre, la terra benedetta da Dio, diciamo: apri la terra e germini giusto il Salvatore. Con questa visione noi iniziamo questa celebrazione puntando gli occhi su colui che è venuto a salvarci. Il Dio della speranza che ci riempie di gioia e di pace questa sera, il Dio dei nostri padri che è venuto a visitarci questa sera riportandoci il giusto Gesù Salvatore, sia davanti ai nostri occhi e davanti a questo Padre che noi ci prostriamo e mentre lo ringraziamo confessiamo a Lui i nostri peccati. Pietà, pietà di me, o peccato. Oggi questa parola scende dall'alto, è la parola che generato ab eterno nel grembo del Padre si fa visibile a noi perché nasce nel grembo della Madre. E a questo grembo della Madre che noi ci avviciniamo, noi che crediamo al Verbo Eterno che sempre rimane nel grembo del Padre. Nella pienezza del tempo si fa presente nel grembo della Madre, a cui il Padre conferisce la forza del suo amore per generare il medesimo figlio nella natura umana e diventare il centro della creazione, il salvatore dell'universo, il redentore degli uomini. Tutto questo è meraviglioso, è l'evento più grande della storia. Dio entra nella storia umana, diventa protagonista della storia umana. E tutto questo è narrato con tanta semplicità. Quello che meraviglia è la semplicità con cui l'Evangelista Matteo narra il portento più grande, l'avvenimento più grande dell'universo, con poche pennellate. È lo stile di Dio. Dio fa le grandi meraviglie così, con semplicità, quasi nel silenzio. Nel silenzio il Verbo di Dio scende nel grembo di Maria, nel silenzio il Figlio di Dio si incarna sull'altare, quello che era pane
diventi il suo corpo, quello che era vino diventi il suo sangue nella semplicità, nel silenzio assoluto. Quello che viene all'intimo della coscienza, la morte cessa e viene la vita, quando il sacerdote, che in quel momento è Cristo, traccia la croce e dice: io ti assolvo. Tutto avviene nel silenzio. Non c'è ombra di questo mutamento che viene, perché le opere grandi di Dio avvengono nella semplicità, nel silenzio. Questo è meraviglioso. Ed è una caratteristica delle opere di Dio, dove c'è lo spettacolare, lì c'è il maligno vicino. Dio opera nel silenzio, nella semplicità, perché Dio è semplice. Dio è colui che opera tutto senza che nessuno se ne accorga. Andiamo adesso al contenuto del Vangelo. Giuseppe e Maria sono fidanzati, però c'è di mezzo già l'impegno del matrimonio, il contratto matrimoniale. Ancora non c'è il fatto matrimoniale, perché i due non convivono come nell'uso ebraico, ma il contratto già esiste. È un impegno che Giuseppe ha preso con Maria, Maria ha preso con Giuseppe, ed ha valore davanti a Dio e davanti agli uomini. Non è come il fidanzamento moderno, per cui la promessa sposa, che già ha fatto un contratto matrimoniale con lo sposo, se viene sorpresa infedele, corre il pericolo di essere lapidata. Giuseppe sa che Maria è santa, conosce bene Maria e non dubita minimamente di Maria, ma è un uomo giusto e non può appropriarsi di una paternità che non ha, appunto perché è giusto. Non sa come uscire da questa situazione incresciosa. Quale angoscia nel cuore di Giuseppe. Ama immensamente Maria, stima immensamente Maria, ma non può prenderla per sposa così incinta. Ha un figlio nel grembo di cui non conosce l'origine. Non sa come fare. Ripudiarla? No. L'esporrebbe alla lapidazione o comunque all'opprobrio di tutti. Pensa di licenziarla in segreto, così senza che nessuno se ne accorga. Mentre così nell'angoscia, Dio interviene. Ecco il Signore che interviene nei casi in cui l'uomo non può far nulla. Chissà quante preghiere faceva Giuseppe a Dio, nella mestizia, nell'angoscia del cuore, egli implorava Dio di farlo uscire da quella situazione. E l'angelo del Signore appare a lui e gli dice: Giuseppe, figlio di David. È una sorpresa per Giuseppe. È vero che lui era discendente di David, ma nessuno chiamava quell'artigiano, quel carpentiere, quel falegname così di una borgata
figlio di David, cioè erede al trono di David. Nessuno mai gli aveva detto questo. Ma qui è il Signore che lo chiama per nome. Lui trasalisce Giuseppe, ed Dio che lo chiama e gli dà il titolo onorifico che gli merita, figlio di David. Dunque è colui che dovrà legittimare il Messia, è da lui che dovrà nascere il Messia. Non temere di prendere Maria, tua sposa, ti appartiene, è tua, è la tua sposa, colei che tu ami, colei che è il figlio in grembo, è tua sposa ed è la sposa del figlio di David. Colui che è nato in lei è opera dello Spirito Santo, è opera di Dio, non temere. Però tu lo riconoscerai come tuo figlio. Tu sei giusto, quel figlio ti appartiene. Non è soltanto il figlio di Maria, ma il figlio tuo, perché Maria è tua sposa e tu sei il figlio di David. Tu garantirai davanti agli uomini che egli è il Messia, il figlio di David, e Dio conferisce la paternità sua a Giuseppe, conferisce sul lato fisiologico la sua forza generante nell'amore a Maria, ma costituisce con la sua autorità, trasferisce la sua paternità a Giuseppe, in modo che realmente Giuseppe, davanti a Dio, davanti agli uomini, è figlio, cioè Gesù è figlio di Giuseppe e Giuseppe è padre. A tutti gli effetti, davanti a Dio e davanti agli uomini, è padre di Gesù. Egli, Giuseppe, gli dà il nome, lo chiamerai Gesù, cioè il Salvatore degli uomini. Sarà Giuseppe a presentarlo agli uomini come il padre presenta il figlio. Sarà Giuseppe a dichiararlo suo figlio nel Tempio, quando si presenterà al sacerdote e chiederà la benedizione di Dio. Questo è il figlio di Giuseppe e di Maria. Non è semplicemente la paternità legale, no, è più che la paternità regale, è una paternità, diciamo, umano-divina, anche se sotto il profilo fisiologico quel figlio è figlio di Dio, nato dall'amore di Dio, dal grembo della Vergine. Giuseppe si sveglia e crede a Dio, crede a quella parola e prende Maria sua sposa, è già sua sposa, ma ratifica in quel momento il suo sponsorizio, ratifica quella figliolanza divina che è avvenuta in Maria e dà il nome Gesù Salvatore a quel figlio nato da Maria. E Gesù, in questo momento, figlio di Giuseppe, davanti agli uomini, davanti a Dio, ed è Giuseppe che lo presenta agli uomini come Salvatore. Tutto questo è meraviglioso ed è di grande insegnamento per noi. Si adempia la scrittura, dice Matteo, citando il testo di Isaia, ecco una vergine concepirà e darà luce un figlio
e questo figlio era Emanuele. Si verifica pertanto la scrittura e questo è di grande consolazione per noi. Dio è diventato uno dei nostri. Dio è sceso nel tempo. Dio è sceso tra gli uomini. Dio vive con gli uomini. Gli uomini vivranno da ora in poi con Dio. Quel Salvatore prenderà gli uomini in sé e li riporterà al Padre, li riporterà a Dio, perché è il Salvatore dell'umanità. Quel Verbo che si incarna diventa il centro dell'universo e tutto l'universo è ricapitolato in Cristo Gesù, e in Cristo Gesù ritorna la sorgente al Padre. Qual è l'insegnamento per noi? Fratelli e sorelle, c'è un primo insegnamento ed è quello di rimettersi a Dio nei casi difficili. Dio interviene. Avere fede in Dio. Dio ci toglierà da una situazione scabrosa in cui noi possiamo trovarci. Giuseppe confida in Dio e Dio viene in soccorso di Giuseppe e risolve il caso. Ma c'è un secondo insegnamento. Giuseppe obbedisce a Dio. C'è l'obbedienza della fede. Prende Maria sua sposa, prende il bambino che essa porta. E questa obbedienza che fa grande Giuseppe. Anche noi siamo chiamati a questa obbedienza di Giuseppe. Perché il Verbo di Dio si incarna anche in noi. La incarnazione continua, continua in ciascuno di noi, ed è attraverso la fede, attraverso l'accettazione della parola, che il Verbo di Dio si incarna in noi e noi continuiamo così a vivere come figli di Dio. Il Figlio di Dio si incarna in ciascuno di noi ed è attraverso l'obbedienza che noi accettiamo il Figlio di Dio. Viviamo da figli di Dio e come figli di Dio camminiamo in questo mondo verso il Padre. Questa sera noi siamo qui raccolti davanti al Signore in attesa della nascita di Cristo, che celebreremo a Natale. Polarizziamo la nostra attenzione verso colei che deve concepire e deve partorire, rimanendo la Vergine. Puntiamo gli occhi sull'Emmanuele, sul Dio con noi, e viviamo così in attesa della nascita del Signore. Quella nascita del Signore è la nascita di Cristo dentro di noi, ma è anche la nascita nostra in Cristo. Siamo noi a nascere in Dio, a nascere in Cristo e in Cristo ritornare al Padre. Siamo noi. Ecco allora l'evento del Natale che segna per noi una doppia nascita, o meglio una nascita a doppio senso. Cristo nasce in noi, noi nasciamo in Cristo e tutti siamo in Lui, il Figlio di Dio che cammina in questo mondo. Viviamo questo evento e prepariamoci a questo evento. Viviamo questo evento della nascita del Signore in noi, della nascita nostra in Lui, e viviamo da figli di Dio nell'obbedienza alla fede, nell'obbedienza a Colui che ci ha mandato il Salvatore, e sentiamoci tutti uniti in Lui. Ecco il secondo motivo che emerge da questa celebrazione. Cristo si è fatto uno di noi. Ma in Lui noi ritroviamo
noi stessi diventiamo tutti insieme il figlio di Dio che cammina in questo mondo. Nasce il capo e col capo nasce il corpo. Noi siamo l'umanità di Cristo, il corpo di Cristo. Noi siamo unità vivente. Noi siamo una unità vivente nello spirito di Dio che è l'amore. E noi siamo una cosa sola. Ricordiamoci di essere una cosa sola. Entriamo allora nel grembo di Maria e rinasciamo come figli di Dio. Quando Egli nasce, nasciamo anche noi figli di Dio. E salutiamo Maria nostra madre, salutiamo Dio nostro padre e abbiamo con noi Giuseppe, il primo figlio della promessa. Il primo figlio che è il padre di Gesù, il quale è obbedito a Dio, ha accolto Maria sposa e ha dato il nome a Gesù. Camminiamo allora tutti insieme con Giuseppe e con Maria verso l'eternità. Noi che siamo diventati in Cristo un solo corpo, siamo diventati l'unico figlio di Dio. L'incarnazione continua, l'incarnazione attuale, il Figlio di Dio si incarna continuamente in ciascuno degli uomini, perché tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza, sono chiamati ad essere figli di Dio. Lasciamoci prendere da Cristo, lasciamoci salvare da Cristo, lasciamo che Cristo ci prenda con sé e ci riconduca al Padre. Amen.